Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Eccoci qua, 1116, prosegue il discorso di Vegapunk e come nei dialoghi precedenti, dei capitoli precedenti, alla fine la ciccia manca, ma non perché non stia raccontando niente, ma perché sta facendo un grande recappone al mondo intero. Noi da osservatori oniscienti vediamo già tutto da tanto tempo, chi mi segue, ma chi segue anche l'opera con occhio attento sa perfettamente che tutto quello che Vegapunk ha detto, salvo comunque qualche dettaglio che va a confermare già idee che prima o poi chiunque di noi ha pensato, non sta facendo altro che mettere in fila i pezzi e raccontarci quello che è successo. Cioè di fatto ad oggi forse l'unica informazione che ci ha dato di interessante è Joy Boy, che era un pirata, ma pure di quello si sapeva, in qualche modo si riusciva a recuperare, visto che Roger aspettava un pirata e quindi sicuramente era un pirata. Vabbè, non stiamo qua a cercare il pelo marcio nell'uovo marcio, andiamo avanti e continuiamo a analizzare il discorso fatto da Vegapunk come fatto anche nelle settimane scorse. Ma prima di cominciare lasciate un bel likeino, commentate, aiutatemi a far andare avanti in questo canale, il vostro supporto io lo vedo soprattutto anche dai vostri like, se vi piace il formato, se vi piace quello che faccio, in qualche modo dovete farmelo capire, altrimenti io dico vabbè, andiamo avanti così, un po' alla carlona. Invece soltanto con un bel likeino già mi fate capire che il prodotto vi piace e funziona. Allora, prendiamo il dialogo ed intanto poi lo inframmezziamo anche da situazioni che succedono nel mente, perché mentre Vegapunk parla, come al solito, vediamo le panoramiche. Comincia il capitolo e siamo ad Arabasta, ovviamente, perché Arabasta diciamo che è un punto focale della nostra storia, tra l'assassinio di Cobra, Vivi rapita, Imu che parla di Lily e questa in fotografia è la regina Lily, secondo me. Cioè che Imu abbia la gigantografia di Vivi in casa, già è creepy che abbia Lily, ma con Lily ha senso. Siamo 800 anni fa, sembra esserci un qualcosa che li lega, soprattutto visto che per 800 anni questo personaggio ha atteso la risposta alla domanda: ci aveva traditi o no? L'errore che aveva fatto con la gestione dei poneglyph era voluto o no? E nel momento in cui lui sente che Lily aveva la D nel nome, Nefertari di Lily, ecco che poi si triggera e attacca Cobra uccidendolo. Quindi, prendiamoci chiaro, può anche essere Vivi quella lì in fotografia. Io me lo immagino Imu che guarda la foto e si eccita, cioè sono, è veramente, è oltre il creepy questa cosa, uno che ha la gigantografia della figlia di Cobra solo perché poi aveva la fotina piccola, cioè, ok, è meglio che sia Lily quello, che somiglia chiaramente a Vivi e tutto il resto, no? Poi magari si collega al viaggio nel tempo e Vivi e Lily la stessa persona, però lasciamo perdere queste sciocchezze. È interessante che sia Lily perché si prospetta una storia che potrebbe inserire anche una love story, che non deve essere uno shoujo, siamo in un shonen, quindi è già difficile che poi vengano raccontate tematiche di questo tipo, però in One Piece ci sono stati comunque dettagli anche di rapporti amorosi, coppie, basti pensare al signor Pink, ma così come Doflamingo con Viola, che Oda ci ha lasciato intendere che avessero dei sotterfugi, dei tramini, no? Cioè, alla fine, coppie ce ne sono state, Orso con Ginny. Quindi sarebbe interessante se Imu, Lily e Joy Boy fossero un triangolo interessante, importante, qualcosa del passato, un triangolo che ha deciso veramente le sorti del mondo. L'amore come fulcro di tutto. Vedremo. Ma è interessante perché proprio mentre noi vediamo Arabasta, Vegapunk parla, no? Di cose, e noi vediamo l'Imu che si triggera guardando Lily. Ma perché si triggera guardando Lily in questo caso? Perché ora lui è consapevole che è colpa sua di lei, che tutto il mondo ora sa queste informazioni. Perché il problema è: chi ha diffuso i poneglyph? Lei. Perché ha diffuso i poneglyph non lo sappiamo, ma è colpa sua. E infatti cosa ci diceva Imu? Se non fosse per lei e per il suo errore, oggi né gli scienziati saprebbero nulla, né i pirati sarebbero in giro a cercare tesori. Perché i poneglyph ti portano in quella direzione. Il tesoro per eccellenza, il One Piece, che per raggiungerlo ti servono i poneglyph, e
la storia nascosta, il secolo buio, che per capire che cosa è successo ti servono i pony. E quindi è Lily la colpevole di tutto ciò. Pertanto Imu, che fino a 2 settimane fa, 3 settimane fa si faceva le pugnette pensando: ah, cacchio, la mia Lily, 800 anni fa, ma perché ha fatto sta cosa? Non capisco. Appena è arrivato Cobra, tac, si fa vedere, no? E gli chiede: va bene, io ti racconto, però dimmi la verità, come si è firmata la regina Lily della casata Nefertari sulla letterina che ha mandato a casa? Con la D. E ha fatto fuori Cobra. E quindi quella è Lily. Chiaro. Allora, torniamo a Vegapunk. E Vegapunk dice: io mi scuso profondamente, ma è importante che sappiate. Il mio obiettivo era quello di sviluppare una nuova fonte energetica che potesse fungere da pilastro per l'industria globale, e la mia ricerca ha finalmente portato alla creazione di una fiamma inestinguibile, la Mother Flame. Oggi ancora imperfetta, ma pronta per l'uso. Questa energia potrà un giorno migliorare significativamente la vita nei paesi di tutto il mondo. Purtroppo però, un giorno mi è stata rubata una piccola parte di questa fiamma. La responsabilità è interamente mia. Allora, in questa parte giustamente Vegapunk sta un po' flexando, no? Dice: scusatemi, però voglio che voi sappiate la verità. Io ho creato questa energia che potesse poi alimentare tutto il mondo, infatti ce lo diceva, il sogno di un genio è prendere l'energia e renderla libera e infinita così che le guerre spariscano, no? Era il suo grande sogno, che poi era il sogno anche di Tesla, se vi ricordate, ve ne parlavo nelle prime review della saga di Eged, no? Quando facevamo il paragone Tesla, stella, l'energia infinita e tutto il resto. E lui dice: ok, io ce l'ho fatta a creare questa energia infinita. Infatti ho creato una fiamma inestinguibile, Mother Flame. Mother Flame è scritto con i kanji di fiamma inestinguibile, per l'appunto. Che oggi è ancora imperfetta, non sono arrivato ancora all'apice, perché l'apice, ce lo diceva sempre lui, è l'energia del regno antico, che alimentava il robottone e che sembra effettivamente essere l'energia delle energie. Colei che alimentava qualsiasi cosa in maniera libera, potente, pulita, che cacchio ne so. Comunque l'energia del regno antico era l'energia a cui lui aspirava, che non ha mai raggiunto, ma quasi, dice, perché la mia è ancora imperfetta. Però è pronta, funziona, si può usare. Stava ancora magari lui rifinendo un po' i dettagli, perché poi è un perfezionista, abbiamo visto come si triggera per le peggio sciocchezze. Questa energia, dice, un giorno potrà migliorare la vita di tutti quanti, perché giustamente se l'energia è pulita, è libera e a uso di tutti quanti, non c'è più neanche bisogno di farsi guerre per cercare risorse in più. Purtroppo però un giorno gliel'hanno rubata. York gliel'ha rubata e ci dà una collocazione temporale. E qui riparte. Circa 2 settimane dopo il furto della fiamma, il cielo sopra il regno di Lulusia ha brillato intensamente. E sono giunte poi notizie che il regno fosse scomparso senza lasciare traccia. Inoltre, subito dopo, si sono osservati segni di un terremoto globale. Come scienziato, sono orgoglioso di ciò che ho sviluppato. Ma una tale quantità di energia non poteva che provenire dalla Mother Flame. Se noi prendiamo la nostra timeline, anche mentale, se qualcuno ce l'ha ancora nella testa, ma è un po' complicato, ma lo faccio io per voi. Il capitolo 1086... è il capitolo in cui vediamo proprio terminare il Reverie, quindi è il giorno X. C'è Imusama che chiama i Veci e gli dice: signori, io voglio testare il Mother Flame, che si dice essere stato creato da Vegapunk. E loro dicono: va bene, signore, ci prepariamo. Quindi cominciano a mettere in atto il tutto, tant'è che è proprio Saturn che lo dice. Dice: certamente, inizierò i preparativi nella dovuta maniera, vi prego di attendere. Ecco, qui noi siamo esattamente nel 62esimo giorno dall'inizio della narrazione di One Piece. E se noi facciamo correttamente i calcoli, è proprio 3 settimane prima del presente. Infatti Vegapunk ci dice: circa 2 settimane dopo il furto della fiamma, il cielo sopra il regno di Lulusia ha brillato intensamente. E Lulusia è sparita esattamente 1 settimana prima del presente, che è il giorno in cui i Mugiwara se ne sono andati da Wano. Questo vuol dire che il Mother Flame è arrivato a Marijoa pochi giorni dopo il furto. Se non quasi il giorno dopo, ma ora chiaramente siamo nella testa di Ichiroda
e tiro da quei tempi non è un granché. Però ci siamo con i miei conteggi, perché il Reverie finisce esattamente quel giorno lì e esattamente 2 settimane dopo ci sono i fatti di Lucia e una settimana dopo c'è il terremoto, che è il presente di One Piece. Quindi Oda ha fatto bene i conti. Poi c'è quel circa con cui si para il culetto, ma su quello è il maestro dei paraculaggini, e quindi perfetto così. I tempi ci sono, e tutto va al suo posto. Meno male, un attimino mi ero preoccupato che avesse un po' mandato a ramengo il tutto, ma invece è stato bravo, è stato molto bravo. E qui il del discorso, la cosa che un po' lascia sempre un po' desiderare è questo modo di pensare, di agire, di fare di Vegapunk, no? Cioè, se io come scienziato sono orgoglioso, cacchio, ho visto quello che ha creato, ha distrutto un'isola, porca puttana. Cioè, ho fatto una cosa clamorosa, incredibile, bravo a me, hai creato l'energia delle energie, bravo Vegapunk. Però purtroppo sta roba ha fatto fuori un'isola, e con l'isola ha fatto fuori una popolazione intera, perché è palese secondo lui giustamente che una tale energia non poteva essere nient'altro che la sua energia, siccome gli avevano rubata. E siccome questa cosa qua è successa ed era plateale, cioè vabbè, 1 più 1 fa 2, è stata la mia Mother Flame. E infatti continua. La fiamma che ho creato ha attivato un'arma antica. Non so chi l'abbia fatto, ma il risultato è evidente. Ho contribuito a un'azione che ha tolto innumerevoli vite. Mi sento enormemente responsabile. Mi dispiace. È la dimostrazione però che è possibile realizzare un disastro artificiale che potrebbe sommergere il mondo intero. Quindi, di nuovo, dice, ok, io ho fatto i miei conti, siccome le armi antiche in passato avevano causato questa cosa e questa cosa ha causato la medesima cosa, 1 più 1 fa 2 nella sua testa, giustamente, e quindi, siccome l'arma ha sparato, ha fatto fuori un'isola, e ha creato poi le condizioni che si verificasse il terremoto e poi l'inondazione, è per forza un'arma antica. E quindi la mia energia ha alimentato una delle armi antiche. Siccome Poseidon è Shiroshi, Pluton sta a Wano, la terza è Uranus, come abbiamo detto in tanti modi, in tante salse, in tante volte, e la mancante ce l'ha il governo mondiale. Punto, siamo tranquilli, finalmente, la conferma definitiva. E lui dice, non so chi l'abbia fatto, ma il risultato è evidente, ho contribuito a un'azione che ha tolto innumerevoli vite. Quindi lui dice, ok, io non so chi è stato, non ho le prove per dire è stato quello, non lo so, non so a chi è stato consegnato, non so chi ha rubato, non so che cosa è successo. O se lo sa non lo sta dicendo per non mettere nel panico le persone, potrebbe anche essere, però ci ha detto York che lui non è bravo a mentire, quindi comunque credo che non lo sappia per davvero. Però il risultato è questo, non ci posso fare niente, quindi è colpa mia, io ho creato questa roba è un'arma di distruzione di massa. Poi qua di nuovo entriamo nel campo dell'etica, della scienza e tutto il resto. Chi ha visto Oppenheimer, ma chi conosce anche la storia di Einstein o chi è per loro, sa bene poi, no? Quanto è sottile quel confine tra creare una cosa che può aiutare il mondo intero e creare qualcosa che nelle mani sbagliate può distruggere il mondo intero. E poi non è colpa di chi lo crea, la colpa è di chi lo usa, perché anche un'automobile che va in contromano in autostrada è un'arma che può distruggere una famiglia o può distruggere vite intere. Cioè, nella banalità del discorso funziona, quindi non è che è colpa di chi ha creato la macchina se il cretino va in autostrada al contrario, è colpa del cretino che va in autostrada al contrario, cioè il punto sta sempre qui. Non è colpa dello scienziato che nella sua ricerca di un futuro migliore ha trovato qualcosa che nelle mani di un pazzo può distruggere le vite innumerevoli di centinaia, migliaia, milioni di persone. Questo è un discorso a sé, che esula poi dalla creazione di qualcosa. E poi, di nuovo, ci racconta le banalità, nel senso cose che noi sappiamo già. Cioè, le armi antiche del passato sono tre, e Joy Boy voleva tramandarle alle generazioni future. Ma per quale motivo? Il mondo non era già stato sommerso a sufficienza? Chi è il cattivo? E chi è il giusto? Arriverà il giorno in cui tutto verrà rivelato. Ed è in quel momento, vi avverto, che il mondo rischierà di affondare. Allora, di nuovo, le armi antiche sono 3, Poseidon, Pluton, Uranus, quindi non c'è dubbio,
ormai abbiamo, cioè non c'è mai stato, ma non c'è dubbio più, perché Poseidon è Shiroshi, Pluton sta Wano e Uranus è la terza che ha sparato su Lulusia. Non fatevi più seghe mentali, è finita finalmente. E dice, e Joy Boy voleva tramandarle alle generazioni future, che è quello che dicevamo la settimana scorsa. Il piano di Joy Boy era usare le armi, sfruttare le armi per qualcosa. E infatti vi dicevo che non aveva senso il discorso che sta facendo Vegapunk, perché Vegapunk non ha il quadro completo. Lui dice, ma chi è il cattivo e chi è il buono? Chi è nel giusto, chi è nello sbagliato? Perché questo le voleva tramandare alle generazioni future? Perché questo che era il nemico del governo attuale voleva tramandare queste cose che rischiano di far collassare il mondo intero? Qual è il motivo? Qual è la scelta? Qual è la scienza dietro sta cosa? Qual è la sua scelta ideologica dietro sta cosa? Cioè il mondo non era già stato abbassato fin troppo? Cioè quei 200 metri lì non erano abbastanza? E allora è chiaro, almeno per noi che siamo osservatori onniscienti, che questo discorso fa acqua da tutte le parti, proprio per essere voi consapevoli che stiamo parlando di acqua e inondamenti e sommersioni. Perché se Imu Sama alla prima occasione buona ha sparato e ha fatto fuori la popolazione illusa intera e ha fatto affondare l'isola e ha fatto di nuovo alzare l'acqua di un metro, significa che Imu, che è il governo, che sono i 20 regni alleati di 800 anni fa ad aver causato questa cosa qua. Ma non mi serviva Imu che sparava su Lulusia per capirlo. Bastava il fatto che Poseidon e Joy Boy fossero amici e quell'arca che sta là sotto, come vi dico da innumerevoli anni, serve per salvare la popolazione affinché non muoia. Perché se l'acqua sale e la gente non sa dove andare, gli serve un'arca per preservarsi. Gli uomini pesce, come sappiamo, possono nuotare, non hanno bisogno dell'arca, ce l'ha bisogno chi non può nuotare. Poi vogliamo dire che sono i fruttati? Vogliamo dire che sono le persone? Vogliamo dire che possono essere uno di ogni razza, un po' per citare sempre l'arca di Noè? Quello che sarà, sarà. Comunque non poteva essere per gli uomini pesce, perché non aveva senso in nessuna logica. In nessuna logica. Però giustamente dice, ma scusa, se questo le vuole preservare, allora è cattivo. Voleva che potessero distruggere ulteriormente il mondo. E no. È questo che il governo ha nascosto nei 100 anni di vuoto. Le sue ragioni sono le ragioni del mondo di 800 anni fa, le ragioni di questi 20 regni di 800 anni fa che hanno nascosto in quei 100 anni di vuoto. È il motivo per cui non hanno mai flexato, perché non potevano flexare, perché questa cosa qua è controproducente. Le armi devono essere cancellate perché sono un problema, possono salvare il mondo. Non servono per distruggerlo. Poi, chiaramente, se dai un'arma in mano a un pazzo, è chiaro che può distruggerlo. E questo è sempre stato così. È sempre stato così. Però dice, arriverà il giorno in cui tutto verrà rivelato. E in quel momento, vi avverto, il mondo rischierà di affondare. Quindi nel momento in cui la verità verrà a galla, potrebbe essere in testa di Vegapunk il giorno in cui effettivamente tutto collasserà. Perché? Perché quando verrà rivelata la vera verità delle armi, quando le armi saranno tornate, quando tutto sarà chiaro, chi ha intenzione di far sta roba lo farà, e quindi il mondo rischierà veramente il collasso definitivo, perché questo sta avvisando. Ocio che se comunque queste cose vengono a galla, c'è il rischio che chi vuol fare sta cosa la faccia, perché l'ha appena fatta. Io però non so chi è stato, attenzione, dice, io non so chi è stato. Però chi vuol fare sta cosa è pronto per farla. E quando verrà a galla tutto, probabilmente sarà il giorno X, dove tutti andremo a quel paese. E finisce il suo discorso. Il secolo vuoto è ancora un mistero. Tuttavia ci sono persone che conoscono la verità. Parlo della ciurma del re dei pirati. Loro che conoscevano tutta la storia, perché sono scomparsi senza dire nulla a nessuno? Perché non hanno agito? Questa giustamente è una domanda lecita del dottor Vegapunk. Dice, ma scusa, questi qua sono arrivati all'Aftail, hanno scoperto tutto. Quindi comunque Vegapunk ha capito che arrivando all'ultima isola vieni a scoprire la verità. Probabilmente Vegapunk potrebbe anche aver visitato Lodestar, per quanto ne sappiamo, eh? Perché comunque le informazioni sull'ultima isola e sul tesoro e tutto il resto le scopri là. Quindi potrebbe aver saputo anche questo, per quello che noi ne sappiamo. Però dice, ma com'è che loro hanno scoperto e se ne sono sbattuti le balle? Perché non hanno mai detto niente? Perché sono spariti? Perché si sono nascosti?
parte Crocus, ma di Crocus non voglio parlare, già lo sapete che è il male in persona. E se non lo sapete, c'è un video riassuntivo su Crocus, ve lo lascio poi alla fine del video, potrebbe essere il video che vi distrugge la testa. Vero villain, e questo capitolo lo fa anche dimostrare, tutti, Rayleigh ride con la beone, bevuto e tutto quanto, con l'altro è serissimo, mi hanno scoperto, no, a parte gli scherzi, che non sono scherzi. Perché non hanno detto niente i pirati di Roger? Perché ce lo dice Roger il perché, quando poi se ne vanno da Laugh Tale? Perché loro erano in anticipo, loro erano in anticipo, e il tempo lo conoscevamo, era un anticipo di 25 anni. Infatti Toki, che lancia Momonosuke e i suoi servitori, li fa arrivare nel presente, in quest'anno, perché è quest'anno che accadrà tutto. È questo l'anno in cui, non so, c'è la profezia, c'è qualcosa che testimonia che sarà questo l'anno in cui Joy Boy tornerà e il mondo succederà tutto questo, 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 e finalmente ci sarà una risoluzione? Per questo che Roger non ha fatto nulla. Perché sapeva che, cioè, poi non è che l'ha fatto nulla, anzi, ha scatenato la grande era della pirateria. Cioè, è stato lui la miccia che ha fatto sì che Joy Boy arrivasse e tornasse, no? Perché se lui non avesse detto, gli lascio il tesoro e tutto il resto, poi magari Luffy non avrebbe mai incontrato Shanks, e quindi Shanks non avrebbe mai portato il frutto Gom Gom nel regno di Goa in cui sta il villaggio di Fuscia. E quindi, cioè, è Roger che ha scatenato tutto. Però Roger ovviamente non è che ha detto le cose, cioè lui ha detto, andate, divertitevi, fate il vostro gioco, fate il vostro gioco, intanto se le cose devono accadere, quindi comunque le carte verranno posizionate sul tavolo. Tant'è che poi Poseidon è nata, Shiraoshi ha incontrato Rufy, Rufy ha incontrato Momonosuke, Momonosuke poi è tornato a Wano, Wano adesso ha lo suo Shogun Kozuki, quindi si possono aprire i confini, Zunesha comunica con Momonosuke, cioè tutte le carte si sono sistemate da sole in modo tale che le cose succedono nel momento in cui devono succedere, per quello che non hanno parlato, perché loro non potevano fare nulla, se non aspettare e mettere in moto il gioco. Erano 800 anni che il gioco era in stallo, e quindi loro semplicemente hanno detto, ok, mettiamo in moto sto giocattolino. E poi il resto va da sé, il resto va da sé. E siccome Roger sta aspettando questo pirata, questo Joy Boy che torna, è evidente che Roger sia consapevole che Joy Boy sia nel giusto, perché Roger ha un sogno, aveva un sogno, Shanks ha atteso anche lui l'arrivo di Joy Boy perché vuole sicuramente far sì che il sogno di Roger venga portato a termine, il sogno di Roger probabilmente coinciderà in qualche modo astrale con quello di Joy Boy, così che quello di Luffy pure coincida con quello di Joy Boy. Ci sono tante cose che poi vanno al loro posto, tranquillamente, però ovviamente Vegapunk non lo sa, come non lo sa il mondo intero, noi più o meno, no, dal nostro punto di vista onnisciente riusciamo già a vedere le carte in maniera migliore sul tavolo. Lui no, lui cerca di capire, ma gli mancano i pezzi, ed è questo il motivo per cui c'è Nico Robin. Robin che dovrà poi arrivare all'ultima isola, leggere quello che deve leggere, rivelare quello che deve rivelare. Cioè già Robin in questo momento ne sa di più di Vegapunk, perché lei sa che Poseidon dov'è, sa chi è e sa perché. Perché comunque nel Ponevi c'è scritto tutto. Sa di Pluton, sapeva che stava a Wano, però non sapeva dell'utilizzo, tant'è che poi lei si stupivano, ma com'è che Oden voleva aprire i confini? Ma capiamo, ok, capiamo, perché comunque il pezzo mancante che manca anche a lei lo scoprirà a Laugh Tale. E quindi, secondo me, il discorso di Vegapunk, che come vi dicevo la settimana scorsa, è sbagliato nel concetto, ma non nei fatti, perché gli mancano tutti i pezzi, potrebbe finire anche qua. Cioè, cosa può aggiungerci di più? Può solo vendicare Clover dicendo il nome del regno antico, che forse, e forse, forse sarà l'unica informazione nuova che ci darà, perché altrimenti è veramente un recappone solo per i lettori magari nuovi di One Piece che non hanno neanche mai letto i 100 volumi precedenti, e per il popolo mondiale del pianeta di One Piece, perché non ci ha detto dei Lunaria, non ci ha detto di Nika, non ci ha detto che il governo è cattivo, non ci ha detto nulla di Uranus se non quello che già avevamo immaginato, non sa nulla delle altre due armi e non sa nulla del regno antico, non ci ha detto nulla dell'energia, non ci ha detto nulla del robottone, cioè non ci ha detto un cacchio in tre capitoli che sta parlando.
o va avanti e prosegue e aggiunge pezzi, altrimenti per me si blocca qua. Potrebbe fare il prossimo in cui ci dà due pezzettini in più, ci dice il nome del regno, noi evviva evviva finalmente il nome, che poi sarà un nome che magari lascerà sempre aperte un po' le porte, e sarà Bo Binks, davvero oggi funziona benissimo, per carità di Dio. Il resto per me ha finito, per me Vegapunk ha finito veramente, non ha più nient'altro da aggiungere, perché finora solo ovvietà, solo ovvietà, ma veramente solo ovvietà. Devo fare i miei complimenti a coloro che avevano immaginato che il Lumacofono fosse all'interno del robottone, bravi, bravi. Io non ci avevo pensato, quindi quando poi ho letto i vostri commenti era fattibile, no? Uno aveva detto, adesso non ricordo chi era, magari poi me lo scrive lui nei commenti, però aveva detto, magari quando faceva quei teletrasporti con il warp lo ha inserito dentro. Io magari forse ho detto anche, ma secondo me non mi convince, sono consapevole di quello che dico, però bravi, bravi, bravi tutti coloro che hanno immaginato questa cosa, mi piace, bravi, molto bene. E chiudo con il discorso di York, perché poi per il resto, vabbè, di altro magari ne parliamo nei prossimi giorni, parliamo di anche con Aldip, con Sommobut, cioè comunque ci sono tante altre cose di cui si possono parlare, ma per adesso mi voglio fermare qua, sennò vado avanti veramente per 10 anni. Questi capitoli purtroppo e per fortuna ti portano a parlare, straparlare, a dire un sacco di cose. Però la parte di York è interessante e mi lascia un po' in dubbio, nel senso, perché lei dice, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non quadra, come fai a sapere che ho rubato la Mother Flame? La sincronizzazione era stata interrotta, non potevo essere scoperta. Io so che sei pessimo a mentire e recitare, no? Eppure hai ottenuto informazioni su Lulusia, e quelle informazioni, come, quando, la sequenza temporale non torna, sapevi anche delle mosse del governo. Ma allora la storia è diversa, non nasconderesti mai un lumacofono così goffamente, quindi capisce che lo ha nascosto. Quindi c'è qualcosa qua che non torna, nel senso, lui come ha capito tutto ciò? Questo ve lo chiedo a voi, come ha capito tutto ciò secondo voi? Perché non riesco, cioè ci sarà un perché, magari non so, ha cancellato la memoria, se l'è cancellata da solo, ha fatto tutto in sordina, cioè comunque lei non sapeva nemmeno che aveva registrato il filmatino con Shaka e Pythagoras. Quindi boh, c'è qualcosa ancora che manca nell'equazione, anche qua ci sono punti vuoti. Però lo chiedo a voi, secondo voi, come ha nascosto tutta questa situazione? Come è riuscito a mettere in scacco York? Cioè, sapeva di lei? O semplicemente ha intuito che qualcuno dei suoi aveva fatto qualcosa? Cioè, alla fine, non è un idiota il fatto che continuassero a arrivare i CP a indagare sul secolo vuoto, sul fatto che lui stesse studiando sul secolo vuoto, era un indizio plateale, no? Quindi, secondo me, poi il furto e tutto il resto ha fatto 1+1+1+1, banalmente, eh? Però magari c'è qualche sotterfugio in più, me lo dite voi. Io mi fermo qua, vi ricordo che se voleste venire in Giappone con me, Sommobut, trovate qua in descrizione il link per prenotare il viaggio con Viaggi Giovani. Una settimana a Tokyo, molto bene, periodo bellissimo, c'è bello fresco, si gira, si spende, ci si diverte. Vecchie maniere. Vi ricordo domenica mattina alle ore 11 sarò su Twitch per vederci l'episodio anime, perché è sempre bene, adesso stiamo recuperando. L'anime è anche figo, ultimamente è anche figo, quindi molto molto ottimo. E vi aspetto domani per la Fatal alle ore 21 qui su YouTube e chiaramente anche su Twitch. Detto ciò, io vi saluto. Grazie per chi è arrivato qui in fondo. Chi è arrivato qui in fondo scriva ubriacone, visto che c'è Reli qua davanti alla mia faccia che è marcio, quindi ubriacone, re ubriacone. Re ubriacone, fate i bravi e divertitevi. Ciao.